un posto come tanti, invece speciale alle donne più eleganti, è una città che vale. C'è chi suona ad ogni ora. Ma gli occhi della napoletana, la mia ragazza, fatti sotto! Molto bene, vero? Molto carino. Io ho fatto 15 anni, 20 anni di piano bar, di canzoni, no? E io tra una canzone e un'altra poi parlavo, perché io ero andato là per cantare e suonare. E invece la gente rideva, io non capivo perché. A distanza dei 40 anni, comunque sia, che ne so, la gente ride. E mi dice, ma perché non canti? Io canterei pure, ma non mi chiedono, che devo fare? Da piccolina ho sempre sentito che era forte l'emozione, la passione per questo lavoro, ma non avrei mai pensato di riuscire a doppiare un personaggio della Walt Disney, che appunto è stato, sono stati i cartoni che mi hanno accompagnato per l'infanzia. Ce la farò. L'unica cosa che ora so è che ce la farò. Allora, nel film si parla di tantissime cose, uno dei tanti valori è quello del sacrificio per arrivare a un obiettivo. È ovvio che per raggiungere un obiettivo bisogna stringere non soltanto i denti, bisogna prepararsi. Potremmo formare un trio. Qual è la nota? Se fossi un uomo anch'io, suonerei a modo mio. Se la musica vi stuzzica, potremmo formare un trio. E anche Louis Armstrong era meglio di me. Tutto. Amici, so di essere già abbastanza in debito con voi, ma sembra che il piccolo principe Ranocchio abbia perso la strada e mi serve il vostro aiuto per ritrovarlo. Questa com'era? La caruccia, vero? Beh, il mio rapporto con il doppiaggio è un rapporto molto forte, molto importante, perché siamo storicamente poi la famiglia che questo mestiere l'ha inventato. Nella mia carriera ho avuto anche molte fortune, perché ho doppiato tanti film che poi sono diventati dei cult movie, da Pulp Fiction al Corvo al Gladiatore. Ecco, in questo film sono anche fortunato, perché poi doppiando in questo film della Disney sento anche la musica, una colonna sonora. C'è chi usa la magia per donarti un po' di allegria. Con questo film la Disney è tornata a questo famigerato 2D, quello che ci ha accompagnato a tutti, a me, a mio padre. L'importante è la storia, no? Alla fine è quella che colpisce le persone, quindi anche se fosse fatto di carta magari emozionerebbe comunque. Ma la differenza, non ho capito, la differenza qual è? Beh, dunque, il mio personaggio Disney preferito, Peter Pan. Cartone Aladino. Buzz Lightyear. Beh, è solo per la voce, per Paperino, solo per quello, cioè solo per il film. Spero voi veniate al cinema, perché è molto carino il film. Buon principe, lo dice Ranocchio. Un saluto a tutti gli spettatori che andranno a vedere il film, e pure a quelli che non andranno, che magari se lo scaricano, che ne sai, perché ci sono pure.